ci sarebbe la supervisione di Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, dietro la raccolta di dati avviata dalla Cambridge Analytica sugli utenti di Facebook. Il tutto sarebbe avvenuto per scopi politici. Indignati, siamo stati ingannati, si difende la società, ma Stati Uniti e Unione Europea hanno messo sotto indagine il social network, chiedendo spiegazioni al fondatore e amministratore delegato Mark Zuckerberg. Proseguono frenetiche le trattative fra le forze politiche per trovare un'intesa sui presidenti di Camera e Senato, a due giorni dall'apertura ufficiale del Parlamento per Montecitorio. A questo punto resta favorito un esponente del Movimento 5 Stelle. Al Senato, invece, si avvierebbe alla presidenza un esponente di Forza Italia. Oggi ci sarà il decisivo vertice del centrodestra con i leader Salvini, Berlusconi e Meloni. Da quasi 24 ore è in stato di fermo l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. L'accusa per lui è quella di finanziamento illecito per la campagna elettorale del 2007 che lo portò all'Eliseo. Secondo i magistrati anticorruzione, Sarkozy e il suo entourage avrebbero ricevuto molti milioni di euro da Gheddafi. E sui rapporti Italia-Francia sembra finita la paura legata al cosiddetto accordo di Caen, siglato nel 2015 dagli allora ministri degli esteri Fabius e Gentiloni, accordo con il quale si ridisegnavano alcuni confini marittimi e le acque territoriali fra Liguria, Toscana e Corsica. Per il Ministero degli Esteri l'intesa non ha effetti giuridici, mentre la Francia precisa che le prime carte messe in rete presentano degli errori e sono in corso di correzione. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, i social network Facebook occupa la prima pagina dei giornali di praticamente tutto il mondo per la vicenda di quei dati degli utenti del grande social network americano che sono stati poi utilizzati a fini politici. Il titolo continua a scendere in borsa, mentre Mark Zuckerberg, che per ora tace, deve essere interrogato, o almeno così vorrebbero, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e persino in Unione Europea. Il programma per la raccolta dati su Facebook fu avviato dalla Cambridge Analytica sotto la diretta supervisione di Steve Bannon, l'ex stratega del presidente degli Stati Uniti. Lo ha rivelato al Washington Post Chris Wally, la gola profonda dello scandalo, l'uomo che ha raccontato come milioni di profili Facebook siano stati rubati per scopi politici, in questo caso in particolare per testare l'efficacia dei messaggi populisti che poi tanta parte ebbero nella campagna elettorale vincente di Trump. Un programma ambizioso iniziato ben 3 anni prima che Bannon ottenesse l'incarico alla Casa Bianca. Il guru ultraconservatore è stato vicepresidente di Cambridge Analytica dal giugno 2014 all'agosto 2016, quando è diventato uno dei responsabili della campagna elettorale di Trump. Bannon era il boss di Alexander Nix, il controverso amministratore delegato della società, sospeso proprio poche ore fa. Ebbene, Nix non aveva l'autorità di spendere tutti quei soldi, afferma oggi la talpa Chris Wally, mentre Bannon sì, e fu lui ad approvare nel 2014 una spesa di circa $1 milione per acquistare dati personali raccolti anche su Facebook, che intanto è impicchiata sui mercati finanziari e sta trascinando giù anche altri social, tra cui Twitter. Mark Zuckerberg personalmente ha perso $9 miliardi in 48 ore. Lo vogliono incontrare l'antitrust americano, il Parlamento britannico e quello europeo. Tutti vogliono capire perché Facebook ha dato in pasto a società senza scrupoli milioni di dati personali. È probabile che Zuckerberg rompa il silenzio solo venerdì, quando in mano avrà i risultati di un'indagine interna. Per il momento solo uno scarno comunicato stampa. Siamo indignati e siamo stati ingannati. Lavoriamo per rafforzare la protezione dei dati e la risposta, chiaramente insufficiente, del social, che sembra tuttavia accusare proprio Cambridge Analytica, negando responsabilità dirette.
E veniamo alle trattative politiche, trattative che per il momento riguardano le presidenze delle Camere, ancora lontana quella per la nascita del nuovo governo. Bene, oggi potrebbe essere un giorno molto importante perché c'è il vertice del centrodestra che dovrebbe dare il via libera a quell'abbozzo di trattativa che hanno messo a punto Salvini e Di Maio nei loro colloqui di questi giorni. Una trattativa che a questo punto vedrebbe un forzista, quindi un esponente di Forza Italia, sedere sulla poltrona di Presidente del Senato, mentre andrebbe un uomo del Movimento 5 Stelle a guidare l'Assemblea di Montecitorio. Per il centrodestra l'appuntamento che si annuncia come cruciale è con il vertice a tre, Meloni, Salvini e Berlusconi, previsto per la tarda mattinata di oggi a Palazzo Grazioli a Roma. Nell'attesa ieri faccia a faccia tra il leader della Lega e quello di Forza Italia, l'orientamento emerso indica la volontà di arrivare compatti in Parlamento per la scelta dei presidenti delle due Camere e di non escludere un esponente forzista alla guida di Palazzo Madama. E più tardi Giorgetti, braccio destro di Salvini, conferma: l'importante, spiega, è che una presidenza vada al centrodestra. Se servirà poi un presidente non della Lega per risolvere il rebus politico, per noi non è un problema, non ci metteremo a fare i capricci. Comunque i contatti tra il Carroccio e i 5 Stelle continuano ad alimentare malumori tra gli alleati. Ciò che fa suonare l'allarme è il sospetto che un'eventuale intesa tra Salvini e Di Maio per la scelta dei presidenti delle due Camere possa rappresentare il preludio ad un successivo accordo per Palazzo Chigi. A smentire un tale scenario però è di nuovo Giorgetti, che ribadisce che il Carroccio manterrà gli impegni presi con gli alleati. Intanto gli azzurri puntano su Paolo Romani per lo scranno più alto di Palazzo Madama. Sul capogruppo uscente di Forza Italia c'è un pesante veto del Movimento 5 Stelle, ma i forzisti hanno anche una soluzione B, la candidatura di Anna Maria Bernini, nel caso di impasse su Romani. Ma anche Fratelli d'Italia non intende restare a guardare e infatti per Montecitorio potrebbe arrivare la candidatura di Giorgia Meloni. Ovviamente nel centrodestra si guarda anche al futuro governo. Berlusconi si dice disponibile a dar vita ad un esecutivo anche con un premier diverso da Salvini, un punto su cui converge anche Fratelli d'Italia, che però pone come condizione che sia lo stesso leader del Carroccio ad indicare un altro esponente del suo partito che possa tentare di trovare un'intesa. E ora andiamo in Francia, dove da ieri è in stato di fermo l'ex presidente Nicolas Sarkozy. Motivo: quei soldi in nero illeciti che avrebbe ricevuto dalla Libia di Gheddafi nel 2007 per vincere la corsa all'Eliseo. E a questo punto Sarkozy rischia parecchio. La garde à vue, ovvero lo stato di fermo cui è sottoposto da ieri nella stazione di polizia di Nanterre, scadrà domani mattina. A quel punto, per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, potrebbe arrivare l'incriminazione formale. L'accusa è quella di aver ricevuto finanziamenti illeciti dal dittatore libico Gheddafi per la campagna elettorale per le presidenziali del 2007, che alla fine si conclusero con la sua vittoria. Questo è solo l'ultimo di una lunga lista di guai giudiziari che coinvolgono Sarkozy, che già nel 2014 fu posto in stato di fermo nell'ambito di un'indagine per traffico di influenze e rivelazione di segreto istruttorio. Tuttavia è quello potenzialmente più dirompente per l'uomo che nel 2011 fu il principale artefice dell'intervento militare che portò alla deposizione e alla successiva uccisione di Gheddafi e che ha sempre negato ogni accusa. A partire da quando nel 2012 il sito investigativo francese Mediapart pubblicò un documento libico che evocava le presunte tangenti 50 milioni di euro in tutto. L'inchiesta è partita da lì e si è arricchita di dichiarazioni di uomini vicini al regime libico, dall'ex capo dei servizi segreti di Gheddafi, Senussi, ora detenuto in Libia, a Ziad Takeddin, mercante d'armi libanese che nel novembre del 2016 ha riferito proprio a Mediapart di aver portato in Francia 5 milioni di euro destinati a Sarkozy. L'ex presidente lo ha subito citato per diffamazione. Tuttavia anche l'ex tesoriere di Gheddafi, Saleh, che ora vive a Johannesburg in Sudafrica e che presto potrebbe essere sentito dai magistrati francesi, avrebbe confermato le accuse contro Sarkozy. Ad imprimere una netta accelerazione alle indagini, però, sarebbe stato l'arresto avvenuto a Londra lo scorso gennaio di Alexandre Jury, uomo d'affari francese di origine algerina, sospettato di aver svolto un ruolo da intermediario. Esattamente 3 anni fa, oggi, era il 21 marzo del 2015, a Caen veniva firmato fra Italia e Francia un accordo
che riguarda anche le acque territoriali. Bene, siccome c'erano molte interpretazioni troppo favorevoli alla Francia, ieri da Parigi si è fatto sapere che alcune cartine geografiche mostrate fino ad oggi e che prevedevano acque territoriali in gran parte favorevoli a Parigi sono sbagliate e tutta la questione che era stata sollevata dal centrodestra sembra rientrare. Le prime carte messe in rete presentano degli errori sui confini marittimi con l'Italia, documenti che sono in corso di correzione. La nota ufficiale del Ministero dell'Ambiente francese sembra chiudere la questione, almeno nell'immediato. I confini marittimi tra Italia e Francia non cambieranno. Il tam-tam andava avanti da giorni. L'Italia sta per cedere acque territoriali alla Francia, ampi tratti di mare tra Toscana, Liguria e Sardegna, con le modifiche ai confini previsti dal Trattato di Caen. Un accordo bilaterale tra l'Italia e la Francia firmato il 21 marzo del 2015, sottoscritto a Parigi dall'allora ministro degli esteri Gentiloni e dal suo omologo Fabius, per ridefinire i confini delle acque territoriali tra i due paesi. Un accordo mai ratificato dall'Italia, con modifiche previste in zone considerate di interesse e teoricamente a favore dei francesi. La questione si trascina da anni. I pescatori del nord della Sardegna, alle bocche di Bonifacio, hanno protestato per molto tempo in attesa che il governo francese ammettesse l'errore, correggendo le cartine della discordia. Oggetto dell'accordo anche la titolarità di un tratto di acque tra Mentone e Ventimiglia, poco più di 70 km quadrati, la cosiddetta Fossa del Gambero, dove un peschereccio ligure nel gennaio del 2016 era stato sequestrato e poi restituito con tante scuse per essersi spinto con le sue reti in una zona di mare che anche la Guardia Costiera francese considerava, nella nuova delimitazione, sua zona economica esclusiva. Il governo italiano e la Farnesina avevano già smentito che l'accordo potesse entrare in vigore perché mai ratificato dal Parlamento, mentre i francesi, che non hanno lo stesso obbligo di ratifica parlamentare, hanno continuato a diffondere, fino a ieri, le cartine contestate anche nelle consultazioni pubbliche previste nel loro ordinamento. A pochi giorni dall'entrata in vigore dei dazi annunciati dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio, il vertice del G20 dei ministri economici lancia l'allarme per queste guerre commerciali. Le tasse sui dazi, introdotte recentemente dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio, potrebbero mettere a rischio la crescita globale. È un vero e proprio allarme quello che i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali hanno lanciato al termine del G20 di Buenos Aires. Le preoccupazioni, messe nero su bianco nel comunicato finale, riguardano le eventuali tensioni economiche che potrebbero nascere dalle politiche protezioniste messe in atto dal presidente americano Trump. D'accordo sul fatto che le guerre commerciali sono sempre negative, il G20 ribadisce l'impegno a rafforzare gli scambi fra paesi, motore della crescita economica, anche se riconosce che sul tema c'è bisogno di ulteriore dialogo e soprattutto di nuove azioni. Dovremmo evitare politiche sovraniste e lavorare insieme per ridurre le barriere commerciali, afferma il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, che invita ad attuare le riforme per rendere la crescita più solida e sostenibile. Anche il nostro ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, mette in guardia sul rischio che le politiche protezioniste possano indebolire il sistema commerciale mondiale, mentre il commissario europeo Pierre Moscovici avverte: l'Unione Europea non vuole la guerra commerciale, vuole il dialogo, ma è pronta a reagire. Altro tema caldo al centro del G20, quello della web tax, su cui sta lavorando l'Europa, che permetterebbe di tassare colossi digitali come Google, Amazon, Facebook e Apple. Una mossa che molti considerano una ritorsione contro i dazi di Trump. Non è una misura anti-americana, assicura Moscovici. Stiamo definendo una strategia per tassare i giganti digitali nel loro insieme, indipendentemente dalla loro nazionalità. I nostri torturatori sono ai vertici della polizia. Come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro di torturatori? Sono queste le durissime parole del sostituto procuratore della Corte d'Appello, Enrico Zucca, sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto più di 2 anni fa. Ci aspettavamo di più da chi ci governa dal 14 agosto, quando il premier Gentiloni ha annunciato che il nostro ambasciatore tornava in Egitto. Siamo stati abbandonati, protesta Paola Regeni, la mamma di Giulio, in un dibattito sulla difesa dei diritti.
E poi c'è un fatto di cronaca di ieri sera molto grave a Catania. Ci sono 3 morti, 2 erano vigili del fuoco, altri 2 vigili gravemente feriti e un quinto che è rimasto illeso. Un'esplosione, una fuga di gas. I 2 vigili del fuoco morti nell'esplosione della notte appena passata a Catania avevano entrambi la passione per il calcio. Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte avevano rispettivamente 36 e 40 anni. Mancava poco alla fine del turno, 20 minuti, ma quell'ultima missione gli è stata fatale. Insieme a loro è morto l'inquilino dell'officina di biciclette esplosa nel pieno centro della città etnea. Si chiamava Giuseppe Longo, aveva 70 anni, il suo corpo è stato trovato carbonizzato. Dalla sua bottega in cui lavorava e viveva si è sprigionata la fuga di gas che ha provocato la deflagrazione. A dare l'allarme i vicini, che sentito un forte odore di gas hanno chiamato subito i vigili del fuoco. Sono arrivati 5 pompieri, forse il più inesperto di loro ha deciso, per tagliare il catenaccio della porta, di utilizzare una motosega. Appena l'ha azionata e ha toccato la catena c'è stata l'esplosione. 3 vigili del fuoco, ci sono anche 2 feriti gravi, sono in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi. Hanno riportato uno un trauma cranico e l'altro un trauma polmonare, quest'ultimo è il più grave ed è ricoverato in rianimazione. Il quinto illeso è sotto shock. La procura di Catania ha aperto un fascicolo, il capo di imputazione potrebbe essere disastro colposo, ma è ancora presto. Non escludiamo alcune ipotesi, ha detto il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. Una dolorosa tragedia per la città, ha affermato il sindaco Enzo Bianco, che ha ricevuto le telefonate di solidarietà del premier Gentiloni e del ministro dell'interno Minniti. Olimpiadi invernali del 2026, a questo punto diventano 3 le località italiane in cerca della, chiamiamola, nomination. C'è Milano, c'è Torino, c'è anche il Veneto. Anche il Veneto annuncia di volersi candidare per ospitare i giochi olimpici invernali del 2026. La giunta del governatore Luca Zaia, entro la fine della prossima settimana, approverà la delibera per sostenere la lettera di manifestazione di interesse. Un passaggio formale che la sindaca di Torino ha già ufficializzato, nonostante la contrarietà manifestata da alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio e Beppe Grillo approvano la scelta, convinti che le Olimpiadi possano essere un banco di prova importante e diventare un esempio di buona gestione. Ma c'è anche Milano interessata alla sfida olimpica. Il sindaco Giuseppe Sala prende atto della corsa in solitaria di Torino e così il potenziale asse tra le due città decade. Sala però conferma che Milano ha le carte in regola e che nulla sarà fatto senza un governo che dia sostegno alla candidatura della città. Una posizione condivisa dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha incontrato il sindaco 2 giorni fa, prima di volare a Losanna, dove ieri ha incontrato Thomas Bach, il presidente del CIO, che è stato informato delle diverse richieste di interesse pervenute al CONI per le Olimpiadi invernali. Ma fino a che non ci sarà un nuovo esecutivo, tutto rimane congelato. Le grandi manovre dunque continuano tra le 3 grandi regioni del nord. Toccherà al CONI e al futuro governo decidere quale candidatura portare avanti per giocarsi una partita contro le rivali già conosciute: Calgary, Sopporo, Sion e Stoccolma. Gigi Di Biagio, il nostro CT a tempo, deve preparare una formazione importante, quella che venerdì affronterà in un amichevole di gran lusso l'Argentina. A Coverciano prove di 4-3-3, modulo cui si affiderà Gigi Di Biagio per il suo esordio sulla panchina azzurra. In vista del doppio impegno in amichevole contro Argentina ed Inghilterra, il nostro CT si trova però alle prese con l'emergenza difesa. Dopo il già certo forfè di Romagnoli, ha dovuto infatti salutare ieri anche Giorgio Chiellini, non uno qualunque. Ecco così profilarsi all'orizzonte una coppia di centrali composta da Bonucci e Ogbonna. Tante invece le opzioni sia a centrocampo che sulle linee esterne, mentre per il ruolo di centravanti Ciro Immobile appare favorito su Belotti e Cutrone, che troveranno comunque il loro spazio. In particolare il giovane attaccante del Milan già pregusta il suo debutto in maglia azzurra. L'Argentina, nostra prima avversaria nel match di venerdì sera, ha già raggiunto Manchester, dove si allena sui campi della Football Academy. Molta curiosità per vedere giocare assieme Gonzalo Higuaín e la stella Leo Messi, capitano di questa squadra, tra le sicure protagoniste del prossimo mondiale, che non vedrà purtroppo la presenza dell'Italia. Come non bastasse, su Di Biagio piovono critiche ancora prima del debutto. Secondo l'ex campione del mondo Claudio Gentile, il pedigree del nostro CT non è minimamente paragonabile a quello dei suoi predecessori. Ancora più dure le parole del grande provocatore Mino Raiola, che in qualità di agente di Mario Balotelli e Gigio Donnarumma
critica aspramente Di Biagio per la convocazione di Buffon, che secondo lui arriverà sino ai prossimi europei a scapito del suo assistito. Raiola assolve invece Di Biagio dalle critiche in merito alla mancata presenza a Coverciano di Mario Balotelli. Se uno tra i migliori attaccanti italiani non viene convocato, significa che le regole sono cambiate e quindi qualcuno dovrebbe spiegarcele. Allora, fra poco c'è Paolo Sottocorona per tutte le notizie sull'ondata di maltempo che riguarda buona parte dell'Italia in queste prime ore di primavera. Poi c'è Alessandra Sardoni, i suoi ospiti di Omnibus oggi sono Guido Crosetto, Marco da Milano, Piero Fassino, Mario Giordano e Maria Laura Sabbadini. 13.30 la prossima edizione del telegiornale, noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.